Siamo con il sindaco Marcello De Rose, sindaco di Casa Pesenna, alla festa dell'unità di Casa Pesenna, un evento importante in cui insomma, ci sono molte manifestazioni, molti eventi, però dove si è parlato anche di politica e dei problemi del territorio. Sì, assolutamente sì, è un classico a Casa Pesenna la festa dell'unità, viene coinvolto un paese intero. Ieri c'è stata la serata degli artisti locali, oggi una grande sfilata di moda con i ragazzi, i bambini del posto, grande fermento, grande partecipazione, sindaci dei paesi limitrofi che sono venuti a fare il saluto, onorevoli europarlamentari, consiglieri regionali, quindi una festa all'insegna delle problematiche del territorio e come si risolvono i problemi del territorio. Grande partecipazione e sono molto soddisfatto dell'evento. Ecco, naturalmente la festa del PD, l'amministrazione di Casa Pesenna, il PD è una forza di maggioranza, insomma, quindi insomma, all'insegna anche dell'unione e dell'appoggio che ha verso il sindaco De Rosa. Appunto, l'unità, quindi certamente. Noi, la maggioranza dei consiglieri comunali sono espressione del Partito Democratico. Abbiamo un gruppo forte, è un gruppo che ha deciso di risolvere e di affrontare le problematiche del territorio. Abbiamo subito messo in chiaro determinate problematiche come l'ambiente, nella realizzazione dell'isola ecologica qui a Casa Pesenna, un evento storico voluto da questa amministrazione in un bene confiscato. E quindi affrontando il problema della raccolta rifiuti nell'area dei fuochi, affrontando il problema dei beni confiscati nell'area dei fuochi, affrontando il problema della camorra, affiancando allo Stato alla lotta alla criminalità, organizzando eventi e portando qui a Casa Pesenna personalità. Quindi c'è un cambio di rotta su questo territorio, c'è un cambio di rotta per i cittadini di Casa Pesenna e un cambio di mentalità. Stiamo lavorando, secondo il mio parere, bene e nell'interesse del Paese. E quindi, come diceva lei, una partecipazione di pubblico e poi ci sono gli stand con la festa della pizza, con tanti volontari. Sì, il quale va il mio ringraziamento perché per organizzare una cosa del genere ci vuole passione, ci vuole lavoro, ci vuole tempo libero, ci vuole impegno e ci vuole forza fisica. Quindi il ringraziamento a me va a tutti i presenti, al gruppo dirigente del Partito Democratico, a tutti gli iscritti, al gruppo consigliare del Partito Democratico e a tutti coloro che hanno dato un contributo per la riuscita di questa festa. Veramente è stato emozionante vedere i bambini sfilare, è stato emozionante vedere gli artisti locali esibirsi, è stato emozionante vedere più di 2.000-3.000 persone in piazza che sono scesi qui per la festa dell'unità. Andiamo avanti per questa strada sapendo che è la strada giusta verso un cambiamento totale, radicale di questo territorio.